E siamo tornati con la puntata numero 4 di PQCS. L'artista è Dua Lipa e la canzone arriva dopo la sigla. Puntata 4, andiamo subito a scoprire la canzone che in questo caso è Don't Start Now, Dua Lipa. Singolo del 2019, primo novembre precisamente, e anche primo estratto di Future Nostalgia, o Nostalgia, come dicono loro, ha fatto inizialmente, secondo me, un'impressione un po' particolare perché forse si aspettavano tanto. E non è che sia andato così male. Tre dischi diamante in Brasile, cinque dischi di platino in Canada, tre negli Stati Uniti. Mica male, eh? Ma andiamo a scoprire cosa c'è dentro questa canzone, dentro questo grande successo, che tiene molto conto, come Bruno Mars nella prima puntata, se non l'avete ancora vista, puntata numero 1, PQCS, Bruno Mars, tiene conto, come Bruno Mars, degli anni 80. Feel the 80s! Cosa sentiamo subito è sicuramente il basso che si unisce a questa batteria molto asciutta. Proviamo a sentirli assieme. Ci sono i clap iniziali. Ora proviamo a sentire solo il basso, che tra l'altro è registrato su due tracce. Una è di basso normalissima, che poi diventa anche synth, e l'altra è solo lo slide. Ian Kirkpatrick, che è un nome facile ma un cognome difficilissimo da dire, ha registrato solo lo slide per quanto riguarda sia gli ingressi che le uscite. Molto funky, eh? Mentre la batteria da sola, asciuttissima, è più o meno questa. Con alcuni fill, tipo questo. Che non si sente nella canzone, ma in realtà nella batteria dà una mano in più. Sentite? E poi, altra cosa che distingue questa canzone, secondo me, e che magari non ci facciamo caso subito, sono i breaths, cioè questi respiri che ci sono dopo un po'. Sono enfatizzati, quindi in maniera diversa, sulla terza battuta della strofa. Lo sentite? Belli, eh? Sentiamo quando entrano. Ecco, qua poi invece entra il piano, che non è solo uno, ma sono tre. E in più ci sono queste strings, che ora andiamo a sentire. Ho preso una craniata su sto microfono. Questi sono i due piani registrati. Uno. Due. Molto simili, però in realtà uno ha molto più coda, se ci fate caso. Il primo che vi ho fatto sentire ha molta più coda. Altra cosa interessante sono quello che vi dicevo, a parte questi ingressi di... qua si chiamano rhythm, ma in realtà sono, credo, una parola singola in delay. Non so se è un vocale, potrebbe essere anche uno strumento. Non ne sono sicuro. Ditemi voi cosa ne pensate. Poi abbiamo la voce principale che è registrata benissimo perché Dua Lipa, oltre ad essere una grande bella ragazza, è anche bravissima a cantare, ma veramente brava. Ve la faccio sentire un pezzo da sola, senza aiuti. So, if you don't wanna see me dancing with somebody. Poi abbiamo invece gli aiuti, cioè le doubles e anche una certa Emily che l'aiuta a cantare. I'm all good already, so moved on, it's scary, I'm not where you left me at all. Sentiamola Emily da sola. E poi abbiamo le doubles invece da sole, che sono queste qua. I'm all good already,
sommate alla lead. E qua c'è il show fatto da loro, ma in realtà c'è un altro show registrato a parte che secondo me rende bellissimo questo pezzettino di canzone. Che sembra quasi tagliato a un certo punto. Dopodiché abbiamo il ritornello che aggiunge qualche fill di batteria, ma soprattutto c'è una parte importantissima di questa canzone, cioè il cowbell. Tornano i breaths, senti. Avete sentito che anche il basso è molto più slappato. Enfatizza di più la prima nota della strofa, il che rende tutto molto più catchy. Vedete come qua, per esempio, si entra subito nel secondo ritornello, in un attimo. La strofa è molto più corta. Subito, boom. Per il ritornello di nuovo. Altra cosa interessante che c'è all'interno del ritornello è la chitarra che finalmente arriva e si sente poco, però dà gli accenti sulle note giuste, sempre per enfatizzare. Sentiamola nell'insieme. È molto importante, soprattutto in uno stile così anni 80 e quindi anche molto funky, utilizzare la chitarra, magari con accordi anche semplici, Neil Rogers insegna. Per chi non lo sapesse, Neil Rogers è il chitarrista degli Chic. Good times! Lo svolgimento poi è sempre lo stesso, torniamo nel secondo ritornello, che però aumenta ancora di fill. E soprattutto c'è un fill che vorrei farvi sentire, molto Michael Jackson. A parte che anche nell'ingresso è molto interessante, sentite che cosa aggiunge come doubles, questo post-dub. Questo zon, 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 da solo è così. Bellissimo. Sentite com'è ben registrata la parte vocale, che è enfatizzata da un'altra post-dub. Compressatissimo. Si chiude subito. Sembra quasi a volte registrato male, no? Che si chiude talmente forte, però sommato alla voce rende tutto molto molto bello. Sentite che bello. Ma dicevamo, secondo ritornello c'è un bellissimo film molto Michael Jackson. Ragazzi, scusate, ma è un casino, ci sono soltanto 17 tracce per una batteria. Molto Michael Jackson. E poi arrivano anche le strings, sono nient'altro che violini, viole, violoncelli. Le chiamano strings proprio perché sono corde in generale, cioè diversi tipi di corde uniti sotto un unico tetto. Let's check it out. Sono costituite da due tracce di strings normalissime e due tracce invece di strings ma sintetizzate. Tutto questo unito alla chitarra che fa molto picking. Ma poi cambia, eh? Si aggiunge un'altra. Dopo il bridge si esplode, ovviamente, nell'ultima parte. Che a differenza delle altre, secondo me, è un po' più gospel. È una Dua Lipa che risponde, no? Un po' ai cori. Molto in stile gospel. Se non sapete che cos'è il gospel, è uno stile tipicamente afroamericano. Ray Charles, Aretha Franklin. Sentite come si risponde. Don't show, don't come out, don't come out, don't start caring.
Andiamo a sentirla come si risponde. Don't show up, don't show up, don't come out, don't come out, don't start caring about me now, about me now. Walk away, walk away, you know how, you know how. Sentite come invece in questo caso il post dub, cioè queste voci sopra, sono molto cambiate. Poi però se ci aggiungiamo i synth e anche le strings che vi dicevo prima, ragazzi, Dua Lipa, artista pazzesca, moltissima attitudine perché canta diverse tipologie di canzoni. Ha fatto una canzone con J Balvin, ha fatto una canzone con Calvin Harris, forse con Calvin Harris non ha fatto solo una canzone, beato lui. E poi ha fatto questo disco qua, questi 80s che non se ne vanno, gli anni 80 sono tornati. Ma chi li ammazza quelli?